Per condividere i frutti della terra con tutti gli abitanti del pianeta è necessario introdurre nel linguaggio della cooperazione internazionale la categoria dell'amore, fatta di gratuità, solidarietà, cultura del dono e misericordia, contenuti pratici del principio di umanità. Lo ha ricordato con forza Papa Francesco nel suo intervento nella sede della FAO in occasione della Giornata Mondiale dell'Alimentazione. Il Pontefice è arrivato alle 8.45 nella sede romana dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura, accolto dal direttore generale José Graziano da Silva, ha subito scoperto nell'atrio il suo dono, una scultura in marmo raffigurante Aylan, il piccolo profugo siriano annegato davanti ad una spiaggia turca nell'ottobre del 2015, simbolo della tragedia delle migrazioni. Nel suo articolato discorso, il Papa ha sottolineato che per superare i conflitti, prima causa della fame e delle migrazioni, bisogna impegnarsi a fondo per un disarmo sistematico e per fermare il traffico di armi. Per affrontare la seconda causa, i cambiamenti climatici, va applicato l'Accordo di Parigi. Chi se ne sta allontanando dimostra noncuranza verso i delicati equilibri degli ecosistemi. E se il rialzo della produzione mondiale di cereali fa ben sperare, bisogna evitare che le risorse alimentari siano lasciate in balia della speculazione. Di fronte all'aumento della domanda di alimenti è necessario invece condividere queste risorse e questo, concluso Francesco, impone una conversione impegnativa che porti ad introdurre la categoria dell'amore, declinata nel principio di umanità, nelle relazioni internazionali. È menestere che la diplomazia e le istituzioni multilaterali alimenten e organizzen questa capacità di amare, perché è la via maestra che garantisce non solo la sicurezza alimentaria, sino la sicurezza umana in suo aspetto globale. Non possiamo attuare solo se gli altri lo hacen. Ni limitarnos a tener piedad, porque la piedad se limita a las ayudas de emergencia, mientras que el amor inspira la justicia y es esencial para llevar a cabo un orden social justo entre realidades que aspiran al encuentro recíproco. Amar significa contribuir a que cada país aumente la producción y llegue a una autosuficiencia alimentaria.